restituire la centralità al valore dei processi educativi all'interno dei contesti di cura. Questo è l'obiettivo del primo Educational Center per la scuola in ospedale in Toscana, che vuole garantire ai bambini ricoverati il diritto all'istruzione. Il progetto pilota sarà realizzato presso la ludoteca dell'ospedale pediatrico Meyer. Sarà allestito un padiglione bello e curato, un contenitore di strumenti per la creazione di percorsi didattici innovativi a cura della Fondazione Andrea Bocelli. In Italia sono oltre 70.000 gli studenti che frequentano scuole in ospedale, in sedi specializzate o a domicilio. È arrivato il momento anche per la Toscana di dotarsi di una struttura del genere. Come ospedali pediatrici italiani consideriamo questa la sfida del futuro, cultura e apprendimento come parte di un concetto globale di salute per bambini e ragazzi, ha detto il presidente dell'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani, Alberto Zanobini. È un progetto imperniato sull'educazione, l'educazione è al centro di ogni processo che guarda avanti e sta alla base di ogni società che funziona. Senza educazione non si va da nessuna parte.